Il Santo Rosario era la preghiera prediletta di Padre Pio. Padre Pio è morto avendo tra le mani questa corona del Rosario che aveva sempre tra le sue mani, molte volte anche nascosta così nella pettorina dell'abito dei frati minori cappuccini. E Padre Pio è morto, sappiamo dalle testimonianze, con sulle labbra e nel cuore le parole di Gesù Maria, Gesù Maria, Gesù Maria. Quanto sarebbe bello, ecco, morire con questa, con la corona tra le mani e con nel cuore e sulle labbra queste parole, Gesù Maria, Gesù Maria. Noi molte volte, oggi per esempio, quando dobbiamo, quando si vegliano, oggi non si vegliano più i nostri defunti, non si accompagnano, pochi accompagnano i defunti verso il passaggio, verso l'incontro con il Padre. Io prima ricordo sempre che lo si faceva con la preghiera del Rosario ed era bello morire, sentire nel cuore e nelle orecchie Ave Maria piena di grazia. Oggi in genere chi lo fa mette la corona del Rosario quando la persona è ormai già morta, è già cadavere. Riprendiamo non solo queste belle e tenere, queste belle e tenere usanze, questi bei gesti, teneri gesti per quando un nostro familiare, un nostro amico ci sta lasciando, ma soprattutto riprendiamo a pregare il Rosario in famiglia. Noi cristiani lo dobbiamo fare, lo dobbiamo riprendere, perché come vedremo la preghiera del Rosario è una preghiera che ci porta a entrare nel mistero di Gesù, nel mistero del suo amore, nel mistero della sua passione, della sua morte, della sua incarnazione e della sua resurrezione. Padre Pio diceva che il Rosario è la mia preghiera prediletta, è una preghiera meravigliosa, diceva Padre Pio, meravigliosa nella sua semplicità, ma anche nella sua profondità. Noi molte volte confondiamo e abbiamo un preconcetto verso la semplicità. Pensiamo che la semplicità non equivalga e non abbia la profondità. No, anzi, è proprio nella semplicità che noi troviamo la vera profondità. E se la Chiesa ha approvato questa preghiera, ispirata e proposta dalla Madonna stessa ai Santi, vuol dire che è un modo semplice di pregare, di meditare, è un modo semplice di entrare nel mistero di Cristo e quindi è un modo semplice per accompagnare anche non solo il nostro cammino spirituale ma anche il nostro cammino umano. Che bello sarebbe riprendere in questo mese la recita del Rosario e farla almeno una volta a settimana nelle proprie case. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!